Ieri sera il concerto è stato un successone, ma bellissimo. Oh, ho fatto il video tutto il tempo. Sì, è un po' sfocato. Sì, traballa. Sì, l'audio fa schifo, però dai, bellissimo. Come essere lì, giusto? Dai, ma veramente faceva così schifo? No, no, non ci credo. Ho visto cose che voi umani non riuscite più ad immaginare. Ho visto concerti live con i miei occhi, senza avere un telefonino cellulare in mezzo e quindi senza guardare attraverso lo schermo del cellulare. Che è una cosa sempre più rara. Ma vi venisse, veramente vi auguro di andare a sbattere contro lo stipite di una porta col mignolino del piede! Ah! Mi fa un male boia solo a pensarci. Sigla! Ne ho parlato in Operazione Nostalgia, quando avevamo la fotografia analogica e quindi avevamo il rullino da 24 o da 36 pose, usavamo parecchia parsimonia nello scegliere quali dovevano essere i ricordi che ci saremmo portati avanti per tutta la vita. Adesso che abbiamo una caterva di strumenti digitali in grado di registrare la qualsiasi cosa, ci sono persone che continuano a registrare, un po' come se fossero dei cyborg, hanno un occhio bionico che è questo cellulare, questo tablet, sempre davanti agli occhi, ormai non si vive più la realtà la si vive attraverso lo schermo del cellulare, che è una cosa che diventa eccessiva, e diventa eccessiva in situazioni come un concerto, come uno spettacolo, come una festa di compleanno. Non ti godi più i ricordi con i tuoi amici, con i tuoi parenti, con i tuoi figli, no, i ricordi te li devi godere dietro lo schermo di un cellulare. Un concerto live registrato col cellulare, che senso c'ha? Tutte le immagini tremolanti, sfocate, quell'audio vergognosamente brutto? Ma perché? Ogni tanto potrebbe essere utile, veramente, ricordarsi di avere anche una vita, ricordarsi di avere anche degli occhi, crearsi un ricordo, non con qualcosa che puoi filmare e riguardare due volte e ti fa talmente schifo che probabilmente poi lo metti di lato, oppure lo hai registrato e non lo riguarderai mai, perché è orrendo, e invece guardare le cose con i propri occhi, costruirsi un ricordo basato sul «siamo a un concerto, ci sono andato con gli amici», il divertimento che c'era stato con gli amici, non tanto le immagini, perché le hai girate col cellulare. Il comico Sergio Sgrilli, che è bravissimo, l'ultima volta che sono stato a Milano ne ho approfittato per allungare la visita di un paio di giorni e sono stato all'Area Zelig a vedere il suo spettacolo. Se vi capita di trovare un suo spettacolo nella vostra città, andateci perché è veramente molto bravo. Sergio Sgrilli raccontò quando gli era nata la bambina e della cosa più inquietante, che è un po' un gesto del XXI secolo, questa brutta abitudine di filmare la qualsiasi cosa, arriva al punto di girare un video in sala parto. Che se ci pensi, seriamente ti chiedi, poi cosa te ne fai di quel video? Ragazzi, dopo cena ci sbrachiamo tutti sul divano e ci guardiamo la mimoglia a cosce aperte che sbraita come un'indemoniata! No, ma veramente! Sta succedendo il miracolo della vita, goditelo! Invece di filmarlo! Secondo me questa rivoluzione digitale, questa possibilità di registrare e riprodurre continuamente le cose, ci ha fatto allontanare un po' dall'idea di quello che è vivere le proprie avventure, vivere le proprie esperienze, vivere la realtà, e ha trasformato la realtà in un mondo virtuale. Ormai non è reale quello che vedi con i tuoi occhi, è reale quello che vedi attraverso lo schermo del cellulare. E secondo me questo è eccessivo. Secondo me ci vuole
un ritorno alla realtà, è importante un attimo sedersi e un attimo pensare. Sì, ok, è bello avere anche il ricordo che resta fisso, ma è bello anche avere il ricordo dentro di sé. È bello vivere un'avventura, vivere un'esperienza perché la si è vista con i propri occhi, non perché si è riusciti a girare delle immagini tremolanti e sfocate con il cellulare. Almeno questo è quello che penso io. Io faccio video, faccio fotografie, ma cerco anche di vivere le cose, non sto tutto il tempo con gli occhi sullo schermo del cellulare. Mi piace anche guardare le cose, mi piace anche vivere le avventure e poterle raccontare direttamente, piuttosto che doverle filmare per farle vedere a qualcuno con queste immagini tremolanti e sfocate. Voi cosa ne pensate? Parliamone! Come sempre nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, con il messaggio cerchiamo di vivere un po' la realtà, cerchiamo di non essere costantemente con gli occhi sul cellulare, voglio concludere questo vlog. Se sono riuscito a incuriosirvi, se sono riuscito a farvi pensare, se pensate che forse anche voi state vivendo un po' troppo la vostra vita attraverso lo schermo di un cellulare, se sono riuscito quindi a farvi guardare oltre lo schermo del cellulare, potete farmelo sapere facendo pollice in alto e condividendo questo vlog con i vostri amici, magari con quelli che hanno spesso gli occhi sul cellulare, quindi anche su WhatsApp o Telegram. Detto questo, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che un profumo reale non è attraverso lo schermo di un cellulare. Vi ricordo inoltre che se seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe che io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche questo in un commento qua sotto. Bene, io sono Grizzly, come sempre grazie a tutti per essere arrivati in fondo a questo vlog. Ciao e ci vediamo alla prossima! E un grande pollice in alto anche per Otto, che mi ha aiutato a fare questo video, e tranquilli, non è stato male, è solo bravo a recitare, eh!